Legato alla zona di San Martino, chi è che interviene? Bonni. Sì, grazie Presidente. Allora, premesso che da molti anni è fermo un cantiere in zona San Martino, in prossimità del Torrente Carione, perché tale cantiere occupa anche parcheggi pubblici. Dalla foto che ho allegato all'interrogazione si può notare la situazione di degrado. E dal momento che questa zona accoglie, vista la presenza del principale parcheggio pubblico cittadino, le persone che entrano in città e che in futuro è prevista la realizzazione del punto di accoglienza per i turisti, l'interrogante chiede se il Comune sta facendo pagare il suolo pubblico ai soggetti interessati e sempre se il Comune ha richiesto di risistemare in modo adeguato l'area degradata. Grazie. E l'area di fronte all'ordine professionale degli architetti? Sì, esatto. Nella foto non si vede male. C'è la più chiara. No, ma sta per il sindaco. Il sindaco. Il fatto dell'esistenza del cantiere credo che sia sotto gli occhi di tutti, perché è un punto abbastanza frequentato anche di passaggio sia a piedi che in macchina. Francamente non so darle in questa seduta una risposta sulla questione del pagamento del suolo pubblico, quindi l'occasione semmai è quella per verificarla velocemente con gli uffici competenti per capire e del suolo pubblico e ovviamente anche per cercare di capire se quel cantiere deve rimanere in quello stato in cui si trova oppure se c'è una possibilità in capo all'amministrazione di poterlo sollecitare ad andare avanti. Ricordo, ma non ne sono certo, che quella questione lì era stata investita da problemi societari già qualche anno fa. Non so a che punto, voglio dire, si possa trovare, ma tramite anche l'avvocatura credo che possiamo ricostruire non solo il suolo pubblico, ma anche di capire lo stato della società che aveva ottenuto a suo tempo l'autorizzazione evidentemente di un recupero rispetto al vecchio edificio esistente. Quindi insomma, avrà, spero, anzi mi impegno presto le risposte che lei merita, con l'aggiunta anche di quello che le ho detto ora, che non fa parte dell'interrogazione. Presidente. Prego. Sì, grazie, la faccio sorridere, sindaco, purtroppo non sorrideranno i cittadini, perché questa, sicuramente non se ne accorta, è la stessa interrogazione che avevo presentato nel settembre 2014, stessa foto che comunque ai tempi probabilmente aveva risposto il fu assessore Vannucci, sicuramente con più sarcasmo, ma più o meno disse le stesse cose. E io capisco i tempi tecnici, capisco tutto, però mi auguro che si riesca in questo caso a rispondere molto prima, al di là della risposta, porre fine a questa situazione che non fa. Direi che non ci vuole molto a rispondere un po' prima rispetto ai due anni che le diceva, però me ne scuso anche a nome dell'ex assessore, e vale quello di prima. Andiamo sempre avanti così. Per favore. Sempre avanti con l'interruzione, d'accordo, sì, con il bar.